Allora, buonasera ragazzi. Pistola, forma in apertura, la controlliamo visivamente, caricatori non ce n'è. Fate il colpo di prova puntando sempre. Questo per darvi il buongiorno. Dopodiché mi sono arrivati alcuni accessori nuovi da Restactical. E sono abbastanza entusiasta di quello che mi è arrivato perché ne avevo bisogno. Ogni tanto rinverdire il parco materiali fa sempre piacere. Nello specifico, mi hanno mandato una fondina della Vega Holster della serie VKQ. Esattamente una fondina che ho visto utilizzare da un influencer americano, Traxodus, credo che si chiami così. Una fondina per red dot con illuminatore. Questa è la fondina in questione. Come vedete, ha un incavo per il red dot, ha l'alloggiamento per l'illuminatore, ha il ponticello e poi ha un sistema di sgancio a leva che ingaggia direttamente sulla finestra di espulsione. Un livello 3, perché ha anche una vite che consente di rendere più o meno dura l'estrazione, quindi una, due e tre. Nello specifico, la cosa interessante è che alloggia anche senza illuminatore. Ok, adesso io vi invito a considerare la tenuta e vi dico veramente si muove pochissimo, immagino che con l'illuminatore non si muoverà assolutamente. Molto curioso di farci mille mila estrazioni in dry fire per perfezionare la mia coordinazione psicomotoria con questo nuovo accessorio, però se il buongiorno si vede dal mattino, direi che possiamo fare estrazioni estremamente rapide con questa fondina. Ragionando così ad occhio sulla solidità della fondina mi sembra un ottimo Kydex. Spessore lo dovremmo misurare col calibro, ma credo che siamo sul millimetro. Ed è veramente, veramente granitica. Oltretutto ha questo belt loop che consente di regolarlo in altezza e consente anche di alloggiare un cosciale. Molto curioso. Anzi, visto che ci siamo, ci metto subito la pistola così familiarizzano. Bene, adesso vediamo qua cosa ci hanno mandato gli amici di Arestatical. Ah, intanto, ok, bigliettino da visita di Arestatical, casomai non ci conoscessimo. Più di uno e non guasta mai. Sono amici, sono preparati, hanno ottimo materiale. Quando trovi gentilezza e competenza, sinceramente, ci possiamo stare alla grande. Allora, pantaloncino corto della Helicon Tex. Ok, questo nello specifico è il pantaloncino, il tactical short, outdoor tactical short, Versa Stretch Light, che è questo tessuto qui, molto elastico, molto ergonomico. Io li ho quasi identici in cotone, sono molto curioso di provarli. Li metterò con orgoglio. Allora, ragazzi, da Erga Tactical Project è tutto.